come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio. Ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia. Perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia. Di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio. Ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Fammi giustizia, oh Dio. Difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce. Siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra. Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio. Ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Il lamento di un antico sacerdote esule ci offre le parole su cui meditare in questa nostra quarta riflessione nella novena dei defunti. Sono parole di un uomo che, allontanato da Gerusalemme, si trova a vivere alle pendici del monte Ermon, nel nord della Galilea, in un ambiente isolato, fuori dalla vita sociale. È un uomo che rimpiange con amarezza il tempo in cui era felice, in cui avanzava tra i primi in mezzo alla folla di pellegrini che accorrevano al Tempio di Gerusalemme. Lui era fra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo a canti di gioia di una moltitudine in festa. Invece, adesso si trova a vivere da solo, fuori dalla storia, fuori dal mondo. Ha una sete infinita del Signore stesso. L'anima mia ha sete del Dio vivente. È una immagine dolorosamente splendida con cui l'autore dei Salmi 41 e 42 ci
aiuta a pregare. L'anima ha sete di Dio. Ce ne accorgiamo qualche volta in momenti di particolare disagio, nelle situazioni più difficili, nei momenti di amarezza, di sconforto, quando pensiamo al passato che è finito e abbiamo l'impressione di non avere più futuro davanti a noi. Come quell'uomo, anche la nostra anima ha sete di qualche cosa di più, desidera ardentemente il Signore, anche quando non lo sappiamo, desideriamo il Signore, è la sete del Dio vivente. Quell'antico poeta che vive nella regione dove sgorgano le sorgenti del Giordano e con tante cascatelle producono un suono continuo di acqua che scorre, sente il rumore dell'acqua e pensa alla propria sete, che non è soddisfatta dal semplice liquido bevuto. Sente nella notte il bramito di una cerva che cerca il corso d'acqua per potersi abbeverare, e quel verso bestiale nella notte rievoca nell'inconscio della sua persona il desiderio profondo. Anch'io, come quella cerva, anelo a te, o Dio. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? L'antico sacerdote esule immagina che il volto di Dio si possa vedere nel Tempio di Gerusalemme e sogna di poter ritornare nella capitale, di rientrare nella sua funzione, di poter riprendere quei canti di gioia in mezzo alla moltitudine in festa. E allora, potendo entrare nel santuario di Gerusalemme, contemplando l'arca dell'alleanza su cui si posano i piedi di Dio, ha l'impressione di vedere il volto di Dio. Noi sappiamo che non è un luogo, un santuario terreno che ci permetta di incontrare il Signore, ma questo desiderio profondo di vedere il volto di Dio dà senso e nuova spinta alla nostra esistenza. Il volto di Dio lo vedremo oltre la morte. Per questo la liturgia ci propone di adoperare le parole dell'unico salmo, sebbene sia diviso dai numeri 41 e 42, come una preghiera per i defunti, o meglio, nella meditazione della morte e nella istruzione del nostro cammino che attraverso la morte vuole arrivare alla meta della vita eterna. L'antico sacerdote chiede al Signore che faccia luce sulla sua causa. Era stato probabilmente accusato ingiustamente. Una calunnia gli aveva rovinato la carriera ed era stato esiliato. Chiede al Signore che si faccia luce sul suo caso, che venga alla luce la verità. Manda, chiede a Dio, la tua verità e la tua luce, e quasi come assistenti divine mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Se la verità e la luce di Dio mi vengono incontro, io potrò arrivare all'altare di Dio, al Dio della mia gioia e del mio giubilo, e allora canterò di nuovo con la cetra in onore di te, Dio mio. Noi rileggiamo questo antico desiderio in una prospettiva escatologica. L'altare di Dio non è il semplice monumento liturgico che caratterizza le nostre chiese, ma è la realtà stessa del Signore, è l'incontro personale con Lui.
E allora il desiderio di arrivare al Monte Santo, alla dimora di Dio, al suo altare, dice la nostra sete di incontro personale con il Signore, che è la nostra gioia, il nostro giubilo. Desideriamo, ovvero abbiamo sete del Dio vivente. E più volte nel corso del Salmo l'autore si rivolge a se stesso, invitando la propria anima a non rattristarsi più, a smetterla di gemere, e la invita: spera in Dio, certamente potrò lodarlo ancora, perché Lui è la salvezza del mio volto ed è il mio Dio, e l'anima mia ha sete del Dio vivente. Facciamo nostra questa sete, questo desiderio ardente, coltiviamolo, e allora guarderemo anche al dramma della morte, della nostra e di quella altrui, come ad una tappa, un passaggio che ci permette di uscire da questo esilio per arrivare al Monte Santo di Dio, incontrarlo personalmente ed essere nella gioia piena e completa.